taci. Taci non significa ascolta, significa che devi stare zitta. Devi stare zitta perché sta avvenendo qualcosa di grande. Questo qualcosa di grande è l'ascolto di un nuovo linguaggio, un linguaggio più importante. Di quale? Beh, più importante del linguaggio umano. Infatti lui dice: non odo parole che dici umane, non ci sono parole umane, non c'è un linguaggio umano qui. Ci sono però parole più nuove che parlano, gocciole e foglie lontane, cioè c'è il linguaggio della natura che è composto dai suoni che la natura stessa produce. Ora c'è un problema. Vale a dire, perché il linguaggio della natura è considerato più nuovo, parole più nuove rispetto a quello dell'uomo? Per quale motivo? Dato che l'uomo è successivo alla natura, l'uomo è più giovane, la natura è molto più antica, l'uomo è una parte della natura, la natura è preesistente all'uomo. Quindi dovrebbe essere il linguaggio umano quello più nuovo e non quello della natura. Invece qui ci dice che il linguaggio della natura è più nuovo per diversi motivi. Per esempio, perché l'uomo non è abituato ad ascoltare il linguaggio della natura, non ha questo rispetto nei confronti della natura stessa. Basta guardarci intorno per capire quanto questa affermazione sia interpretabile in questo modo e sia vera, ma anche perché il linguaggio della natura è sempre più nuovo perché si rinnova continuamente, mentre il linguaggio umano è un linguaggio ripetitivo che si occupa sempre delle stesse cose, che ripete, riproduce le stesse parole, gli stessi concetti. La natura invece ha una combinazione infinita di suoni. I suoni del linguaggio umano sono dati, per esempio, dal suo alfabeto, ma la natura ha un alfabeto infinito che è formato da tutta la varietà incredibile di suoni che esistono in tutto l'universo e della loro combinazione. Infatti, come vedremo fra poco, il linguaggio della natura è più simile a quello di un'orchestra rispetto a quello umano. Ascolta, dice, quindi a questo punto ti sei posta in modo reverenziale rispetto alla natura, bene, puoi ascoltare. Puoi ascoltare che cosa? La pioggia che lascia, bagna le tamerici, i pini, i mirti, le ginestre, i fiori, i ginepri, piove anche sui volti, piove sulle mani nude, sui vestimenti leggeri e piove anche sui freschi pensieri che l'anima schiude in novella. Quindi anche loro hanno dei pensieri che sono freschi. Sono all'interno della natura e all'interno di questa natura, mentre assistono a questo spettacolo, mentre lo ascoltano, anche i loro pensieri diventano più freschi, più nuovi, più interessanti e l'anima loro stessa, la loro stessa anima, diventa nuova ed è l'anima, la loro anima a schiudere questi pensieri. Quindi la loro anima si rinnova il contatto con la natura e permette loro di esprimere dei pensieri nuovi. Ma tutto questo è una favola bella che ieri ha illuso Ermione e oggi illude D'Annunzio. Ma che cosa rappresenta questa favola? Questo lo vedremo alla fine di questa poesia. Intanto loro entrano in questa pineta e ascoltano il linguaggio della natura e vedono che la pioggia, questa pioggia cade. Cade con un crepitio che dura e varia nell'aria. Questa allitterazione serve per mostrare che veramente la natura suona, parla a noi come il linguaggio di una orchestra. E quindi un'orchestra che è composta da diverse sezioni, ognuna delle quali esprime i suoi suoni variando il ritmo, l'intensità e combinandosi fra di loro. Ora questa combinazione dipende dalle fronde nella natura, cioè dipende dalla intensità della vegetazione, le fronde più rade, men rade, e quindi la pioggia, toccando gli elementi della natura che possono essere più
più intensi o meno, produce dei suoni diversificati, produce dei suoni più o meno intensi. E quindi dice D'Annunzio ad Ermione: ascolta, perché risponde al pianto il canto delle cicale. Quindi si sentono in lontananza le cicale all'interno di tutta questa grande orchestra. E il pino ha un suono, il mirto un altro suono, quindi la pioggia produce queste sonorità, il ginepro un altro ancora. Sono degli strumenti diversi, il mirto, il ginepro, ogni elemento della natura è un diverso strumento sotto innumerevoli dita, cioè suonato da quali dita? Dalla pioggia. La pioggia quindi rappresenta le dita di musicisti che suonano i diversi elementi della natura, e a questo punto loro sono immersi nello spirito silvestre. Ecco che la loro anima novella, quell'anima che schiudeva i freschi pensieri, ora diventa qualche cosa che ha a che fare con la natura stessa. Di più, d'arborea vita viventi, loro vivono degli stessi elementi della natura, gli alberi, i fiori, l'erba, e a questo punto subentra una trasformazione, una metamorfosi, perché si comincia a dire che il volto ebro è molle di pioggia, come una foglia, e le tue chiome uliscono come le chiare ginestre. Quindi loro a questo punto sono davvero dentro la natura, e l'elemento che accomuna la natura con i loro corpi è la pioggia. La pioggia suona la natura, ma allo stesso tempo fa diventare D'Annunzio ed Ermione parte integrante della pineta stessa. Ascolta, dice, ascolta, quindi ascolta con grande intensità. Perché? Perché qui veramente siamo di fronte a un'orchestra. Ci sono le cicale, e il suono delle cicale a poco si fa più sordo sotto il pianto che cresce. Il pianto è quello della pioggia, quindi piove, piove molto, e il canto delle cicale si sente di meno. Ma insieme al canto delle cicale si mescola, si mesce più roco, qualche cosa d'altro, un altro canto, e lo vedremo. Si sente solo una nota che ancora trema, si spegne, eccolo lì, il canto delle cicale che sembra spegnersi, esattamente come uno strumento all'interno di un'orchestra che ha magari composto un assolo, poi un po' per volta scema fino a che non si sente più. Si sente di nuovo tutta l'orchestra, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta, quindi non ci sono più questi elementi singoli che suonano, ma di nuovo l'orchestra ha ripreso. E poi ascolta, la fida dell'aria è muta, ma la fida del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda. Quindi non sentiamo più una sezione di questa orchestra, quella delle cicale, perché è muta la fida dell'aria, cioè le cicale non suonano più, ma si sente la rana, la figlia del limo, la rana che vive negli stagni, che vive nelle paludi, si sente lei. La cicala non si sente più, sale il suono della rana, esattamente come all'interno di un'orchestra che suona un'opera sinfonica, e l'ascoltatore intende i diversi strumenti che ora prendono sopravvento, ora scemano e ora non si sentono più, confusi dal suono globale di tutta l'orchestra. E piove sulle tue ciglia, Ermione. Piove sulle tue ciglia nere, sì che pare che pianga perché la pioggia passa sopra le palpebre, gli occhi, ma Ermione non piange, Ermione prova piacere. Piacere di che cosa? Di questa trasformazione. Loro si trasformano dopo essersi identificati nella natura, dopo aver stabilito un legame con la natura, ecco che fanno parte della natura stessa. E infatti dice che par da scorza tu esca, cioè sembra che tu, Ermione, esca addirittura dalla corteccia di un albero, e quindi che tu sia proprio un elemento della natura.
E a questo punto tutta la vita è in loro, fresca, aulente, il cuore nel petto è una pesca addirittura, il cuore non è più un cuore umano, è una pesca, è un elemento della natura. Gli occhi sono come bolle tra le erbe, quindi anche gli occhi sono come le bolle che la pioggia fa nell'erba, e i denti sono addirittura delle mandorle. Quindi a questo punto della poesia si può dire che la metamorfosi sia compiuta. Loro sono un elemento della natura, fanno parte di questa orchestra e quindi a questo punto si muovono di fratta in fratta. Ora si congiungono, ora si disciolgono, cioè si abbracciano, stanno insieme, poi corrono per conto proprio. Intanto il verde, quindi gli arbusti, prendono le caviglie, arrivano fino alle ginocchia, sembra quasi impedire la corsa, ma in realtà è la natura che li trattiene, li vorrebbe sempre al loro interno e loro sono felici di essere all'interno della natura e di correre e di muoversi senza sapere dove andare, senza una meta. Non conta la meta, non c'è un obiettivo, l'obiettivo è raggiunto, essere dentro la natura, farne parte e quindi è trasformare la loro vita in qualche cosa di universale come la natura. E intanto piove, piove sulle mani, vestimenti, piove sull'anima novella, piove sulla favola bella. Che ieri ha illuso Ermione, che ieri ha illuso D'Annunzio e che oggi illude Ermione. E quindi è venuto il momento di capire che cos'è questa favola. La favola certamente è l'impossibilità di trasformarsi in un elemento della natura. Noi siamo parte della natura, ma non siamo, come dire, un elemento proprio della natura, perché c'è qualcosa che ci distingue. Che cosa ci distingue? Due cose ci distinguono. Una, la natura è bella e la sua bellezza, seconda cosa, è eterna. La natura è bella, l'uomo è bello parzialmente, invecchia, poi muore. La natura non muore. Certo, ogni suo singolo elemento all'interno della natura muore. Muore un fiore, muore un'ape, muore un insetto, muore una foglia, un albero, una sequoia, ma globalmente parlando la natura esprime invece la sua immortalità e la sua bellezza eterna. Ecco. La favola è composta da questi due elementi, l'immortalità e la bellezza eterna, che sono due cose che l'uomo non potrà mai avere. E quindi questa favola è un'illusione, l'illusione di essere parte della natura, ma di non averne le caratteristiche.